come il canottaggio. Teniamo d'occhio l'acqua 1, quindi. Diciamo questa barca molto giovane con Palmisano, capelli Fossi Bonesa, si sta lavorando tanto, li abbiamo osservati al Memorial da Loie, dei meeting nazionali, veramente fare dei buoni risultati, fare degli ottimi progressi, soprattutto perché in questa chiave va guardata, Enrico, questa barca, no? Sul fatto che ci si stia puntando, ci si stia lavorando con tutti i ragazzi che da poco hanno lasciato, diciamo così, l'Under 23, a parte Mario Paonessa, come dicevamo poco fa, e quindi ci si può certamente andare a lavorare. Intanto guardate che bella avvio della Germania con Sebastian Schmidt, il capo Voga, che subito ha dato una certa rapidità alla sua barca, con un numero di colpi direi spaventoso. Vediamo poi come andrà l'affasso. La partenza è stata intorno ai 50 colpi, adesso sono intorno ai 39-40. Anche l'Italia è partita molto bene, 51 colpi addirittura in partenza, però pare che almeno dalle prime battute la potenza degli altri equipaggi sia riuscita a far mettere la prua avanti a Germania, Grecia, Gran Bretagna. Ecco l'Italia in fondo, siamo ancora sui 40 colpi per l'Italia, Italia, è scesa la Germania a 38, 500 metri Gran Bretagna, Germania e Francia, poi Grecia, Italia e Bielorussia. Lo dicevamo, la finale questa di altissimo livello, con i campioni olimpici, i campioni mondiali, insomma la Germania che è veramente anche una grande barca, la vedete in acqua 5, qui sta lottando con la Gran Bretagna, quindi per noi è un finale di altissimo profilo, un banco di prova mostruosamente di valore. Si vedrà in che modo ci si potrà difendere, soprattutto in che modo si potrà cercare di arrivare al termine di questa gara mantenendo semmai un profilo comunque alto per quanto ci riguarda, e soprattutto magari confermando quelli che possono essere dei progressi, una barca giovane che potrà arrivare a Londra, ma anche eventualmente a quelli che saranno successivamente gli appuntamenti, con una qualità migliore. La Gran Bretagna, nella barca delle barche, come dicono loro, ha puntato molto, lo vediamo, è in testa. La Germania ha una fortissima tradizione, soprattutto per quanto riguarda la parte est, in questa barca. C'è la Grecia, outsider qualche anno fa, ma adesso una sicurezza. Noi stiamo cercando di, come dicevi prima, di essere ai piedi del podio per confermare quel posto in finale che a Bled sarebbe molto prezioso per una giovane barca come la nostra. Gran Bretagna poi al primo posto, Germania, bene gli inglesi che hanno risposto all'attacco tedesco, si sono portati in vantaggio di 2 secondi e 44, l'Italia in fondo, poi c'è la Grecia, le prime tre barche insomma sono quelle di fatto molto forti, quelle annunciate, per noi un compito difficile assai. Stupisce grande risultato un po' per la Gran Bretagna, benissimo Gregory, James, Edgington e Langridge, due di questi erano sulla barca olimpica peraltro. No, dicevo, stupisce un po' la latitanza della Francia, che è stata oro mondiale, argento a Pechino. Effettivamente un po' in ritardo anche i francesi, hai ragione. Gran Bretagna lì davanti, Germania al secondo posto, attaccata però dalla Grecia. Bene anche la Grecia con Ioannis Christou, che ha dato ordine suo di attaccare, ha aumentato il numero di colpi. Grecia che prende qualcosa la Germania ora, in questa fase, primo posto sempre per la Gran Bretagna. Gran Bretagna che può involarsi al quarto oro su 5 finali, sarebbero 4 ori e un argento, veramente un dominio quasi imbarazzante fin qua a livello europeo della Gran Bretagna. Ricordiamo che ci sono gli Stati Uniti, ma manca ad esempio il Canada, manca la Nuova Zelanda, manca l'Australia, mancano tante nazioni a questa tappa di Coppa del Mondo presenti probabilmente poi a Lucerna. Ai 1500 comunque Gran Bretagna 4:22:49, più 3 secondi 93 sulla Grecia, più 5:35 sulla Germania, poi Francia, Bielorussia, Italia fin qua ultimo posto a 11 secondi. Bisognerà capire come valutano loro una prova di questo tipo, Enrico. Indubbiamente l'abbiamo detto nel Memorial, nelle gare in Italia, Monaco avrebbe cominciato a delineare
le nostre forze. Il nostro è un equipaggio giovane, anche se ha fatto carapiro, sempre un po' di adrenalina in queste partenze spunta fuori. Sicuramente c'è da limare ancora qualche cosa, da potenziare soprattutto, perché non dimentichiamo che il canottaggio sì è tecnica, ma molto molto è potenza. Sesto posto a carapiro e sesto posto probabilmente anche oggi per quanto riguarda l'Italia. E invece un'altra vittoria per la Gran Bretagna, con la Grecia che ha attaccato la Germania, si ritrova al secondo posto, la Francia quinta, come dicevamo, insomma delude l'imbarcazione francese. Primo posto quindi per la Gran Bretagna, quarto oro. Aggiorniamo il medagliere, 4 oro per la Gran Bretagna, argento per la Grecia, e la Germania che rischia anche il primo posto attaccato dalla Bielorussia. Bielorussia in vantaggio sembrerebbe sulla Germania, vediamo un po'. Sono arrivate vicinissime le due barche per la medaglia di bronzo al photo finish, è vero? FF significa chiaramente photo finish, vediamo cosa deciderà il photo finish. A me sembra di pochissimo, magari qui poi si possono recuperare anche i millesimi, eh? Ricordiamo che viene fuori un po' il concetto che c'è nell'atletica, si recuperano i millesimi quando si va al photo finish in questo modo. Credo forse qualcosa della Bielorussia, forse, però un'impressione così, una sensazione più che altro. Sì, bisogna stare attenti anche al piccolo errore di parallasse che ci può essere, però ormai il giudizio cronometrico è legato a quelle piccole antenne che vedete sulla prua della barca. Credo Germania per il terzo posto. Sì, terza la Germania probabilmente. Beh, qui siamo in terra tedesca, bisogna dire. Terza la Germania. Britannia Uberalles. Terza la Germania. Così almeno credo, vedendo insomma che vediamo quello che c'è sul nostro monitor. Sì, la Germania quindi al terzo posto. Terza la imbarcazione tedesca, prima invece eccola qui, la barca alla quale regala anche un, immagine rallentata, la TV qui a Monaco di Baviera. Per la Gran Bretagna, veramente straordinaria imbarcazione, la imbarcazione campione, campionessa olimpica, con Gregory James Edgington e Langridge, che confermano che la rotta verso Eton è intrapresa. Beh, bisogna dire che di fatto non è mai terminata, da Pechino a Eton è tutto loro. Bisogna dire che se Grebler, il tecnico